Circa 6 milioni di euro a favore delle piccole e micro imprese del territorio prende il via il bando per la concessione di contributi destinati al sostegno di progetti imprenditoriali nelle aree della città con maggiore difficoltà di sviluppo. I settori interessati vanno dall'artigianato all'industria, dal commercio ai servizi sociali. In particolare le agevolazioni si articolano in 3 linee di intervento: la promozione di reti di impresa, il sostegno a processi di consolidamento e innovazione e in favore delle piccole e micro imprese di aree ristrette denominate borghi. In un momento come questo riuscire a riutilizzare i fondi della 266, che sono fondi ministeriali a sostegno delle imprese e soprattutto delle microimprese, significa mettere un po' di ossigeno, un po' di risorse in giro per la città e aiutare tante di quelle imprese, penso a situazioni come il Borgo Orefice, a situazioni del centro storico, che vedono un momento di declino e che potrebbero avere da questo tipo di iniziativa un rilancio per il futuro. Un bando importante e due eventi importanti su Napoli, nel senso che quasi 6 milioni di euro a sostegno delle reti di impresa, dei borghi e delle aziende che intendono ristrutturare, ed è la notizia di oggi, e nei prossimi giorni partirà il bando per la zona franca urbana, quella che è stata individuata alcuni anni fa a Napoli Est. Insomma, in pochi giorni si concentrano due fatti rilevanti per questa città sul terreno del lavoro, dell'occupazione e della qualità della produzione. Le domande per partecipare al bando possono essere presentate dal 28 febbraio e entro il 28 aprile 2014 al protocollo generale del Comune a Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio. Speriamo che questa iniziativa di stamattina, questi interventi di stamattina possano essere veloci, perché ormai abbiamo poco tempo. È un grido d'allarme, abbiamo poco tempo per salvare le nostre imprese.